Giovanissimo, avevo 3-4 anni, infatti alcune volte dico che ho imparato per di prima a nuotare e a camminare. Tu hai fatto una mirabile sintesi, secondo me. E comunque diciamo che sono, oltre ad essere campione europeo e mondiale e appunto anche paralimpico sulla distanza dei 400 stile libero, sono anche bronzo europeo sui 100 stile libero e nella 4% mista, che secondo me forse è la gara più bella, perché nel nuoto, che è uno sport individuale, quando si riesce a vincere una medaglia come squadra, come team, secondo me è veramente una cosa bellissima, perché c'è tutto il tifo degli altri tre, i compagni di squadra, quando tutti in acqua gridano, anche se sono morti magari perché hanno fatto la loro batteria. E mi avete invitato anche per, in un certo senso, per fare un promotore appunto degli scambi di Erasmus per le persone con una disabilità, perché sono bellissime le vostre domande, però mi sembra anche giusto introdurre questo tema. Allora, come dite giustamente, sempre un'emozione minuti prima di entrare in vasca. E io affronto questa funzione ascoltandomi la musica e leggendo i libri, tant'è che molto spesso i miei avversari rimangono proprio atterriti psicologicamente quando mi vedono, che stanno bello lì tranquillo, che mi leggo le pagine e tutto. Però vorrei aggiungere questo, che io rifarei tutto da capo se dovessi tornare indietro, però una cosa che purtroppo mi sembra un po' mancata è la possibilità di poter andare a farmi un viaggio all'estero con Erasmus, perché comunque secondo me sarebbe stata un'emozione bellissima. Io non so se arriverò a Tokyo, non lo so, perché comunque 4 anni sono un lasso di tempo veramente enorme, quindi preferisco concentrarmi di anno in anno e vedere come andrà. A me di sicuro farebbe molto piacere, però chissà, magari spuntano nuovi avversari, magari perdo la voglia, non si può sapere, secondo me 4 anni sono veramente tanti. Io oggi, visto che non l'abbiamo ancora fatto vedere, magari la faccio vedere adesso, la faccio sentire, soprattutto sono riuscito a vincere questa medaglia, però secondo me non è tanto importante la medaglia insieme a quello che riesce a trasmettere, quello che veramente può servire, nel senso che, come hai detto giustamente, io sono riuscito ad andare in giro per le scuole, nelle piscine, a parlare con i ragazzi, sia non dotati che erano magari ragazzi disabili come me, e sto cambiando un po', forse il mondo, forse di riuscire un po' a cambiare la loro mentalità. L'evento allora fa parte del progetto ExchangeAbility, è un progetto che si propone di sensibilizzare gli studenti Erasmus, ma non solo, al tema della disabilità e soprattutto di promuovere gli scambi internazionali. Per quello che riguarda le persone con una disabilità come me, dico sempre, invito, provateci. Di sicuro uscire dalla propria comfort zone non è una cosa facile, mi piacevole, però una volta che ci si esce, che si inizia a divertirsi, che appunto si conosce una nuova cultura, una nuova tradizione, sarebbe, secondo me, veramente una cosa bellissima che bisogna fare. E forse almeno abbiamo toccato un tema molto importante, però oggi prima dell'intervista comunque ho avuto modo di parlare con alcuni di voi, che per far sì che comunque una persona disabile realmente possa, secondo me, prendere parte al progetto Erasmus, è necessario prima di tutto cercare di abbattere le barriere architettoniche che sono all'interno degli istituti. No, innanzitutto donare. Grazie mille. E un'ultima cosa, chiediamo anche dal caso di questo dono di diventare il nostro ambasciatore di essere in Italia e promotore di questo progetto ExchangeAbility, di cui appunto Isabella parlava prima, partecipando anche a futuri eventi che probabilmente organizzeremo, aiutandoci a sensibilizzare sempre di più riguardo a questo tema e, come dicevi tu, promuovere la mobilità internazionale anche per persone con A me fa veramente molto piacere, mi rendete onore facendo questa proposta. Vi dico da subito che cercherò di venire, se me lo dite con un po' di preavviso, 2-3 settimane, farò in modo di esserci, perché non ci